Ci è voluto un anno di preparazione, 290 ore di doppiaggio, più di 30 voci nuove, ricostruzione totale delle musiche e dei suoni ambiente. Stesso problema, del western, uguale. Dopo il grande successo del western in diretto, arriva un secondo capolavoro. A qualcuno piace caldo, un film di Billy Wilder con tre attori d'eccezione, Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon, doppiati magistralmente da Antoinette Werner, Yor Milano e Carlo Nobile. Un film comico e sensuale, dal ritmo travolgente e una valanga di risate che vi terrà con il fiato sospeso. Non lasciatevelo scappare. Un Indian King che è per Bourville e una marionettista in cerca di aiutare i tre ufficiali a andare dalla zona libera, un'avventura che è avadissima. Senché con Yor Milano al Milesi Lab de Muscia. Allora Yor, l'importanza del dialetto e come si fa a fare il design montage di un film? A dire l'incidere mi è facile. Il montaggio di un film è una roba complicatissima, perché prima si deve preparare l'adattamento al dialetto, alla bocca, al labiale, e poi dopo dasi doppiare con diature eccetera. Ma l'operazione in sé è importantissima, perché la dimostra quanto aveva dato il film in dalla nostra lingua, che a lei una lingua, le mie un dialetto. E da mia fastidio da sentire una maniera da parlare che è più quella di una volta, appunto le mie, una roba recente, però te da mia fastidio, e questo dimostra che lei è una lingua, e quindi è giusto, è un'operazione più se che è giustificata, quel da andare a cercare magari di vecchi film che in sci ti propone magari che nessuno va più a vedere, però in lingua lombardo o lombardo ticinese, e lei è un'operazione vincente. Avevo ricordato i nomi di tre film che i preparavi alta? Sì, allora il primo è Sentieri Selvaggi, che era diventato Settaccati Tacopi, che veniva sento il titolo di Chissà che ridi, invece no, è una storia molto molto triste e durissima, perché è vera anche. Il secondo invece è un cambiato completamente, lei ha qualcuno che piace caldo, che è mia fa la traduzione letterale a quei nung al capiascal, perché è bruttissima, anzi lei è anche un po' ambiguo, e invece le chiama molto semplicemente ai due testimoni scomodi, che è un po' un riassunto della storia. Adesso il terzo è un film francese dal 66 che in Italia aveva partito Tre uomini in fuga, ecco, avevo in mente quello, il titolo in francese, che è La Grande Vadrouille, e in dialetto diventa Scappati che scappi anche a me. È più bello fare la traduzione di film o lavorare dal teatro? Guarda, lei è una roba completamente differente, è come se le me mangiare le lasagne o i ravioli, insomma, se è buon tu c'è due, no? Quindi sapo mia fa una preferenza, se è due maniere completamente differenti da fare arte teatrale, è validissimo tu c'è due. Allora, buonasera a tutti! E benvenuti al Milesi Lab, in cui è l'ultimo martedì del mese di febbraio.
del 2003 des. E veri soprattutto ringraziare Ior Milano per aver accettato il nostro invito per tenere una conferenza in sul doppiaggio cinematografico. L'unica roba che è disponibile in questa svelta, innanzitutto grazie a voi altri che si chi, i Cinemarus, è che il prossimo, ultimo martedì del mese, gaveremo una sciura che si chiama Ornella Fiorini, che è poetessa, cantautura e anche pittura. Dunque sarà estremamente interessante. Allora, mi veri invita chi? Adesso alla svelta è Lisander Brasca che ne leggerà la brevissima biografia del nostro ospite di questa sera. Dunque, Ior Milano, la principia la sua carriera come batterista in un'orchestra svizzera. In dal 1966 la crea la prima trasmissione radiofonica musicale, Radio Mattina. E con il Gianni Boncompagni arriva alla RSI e alla RAI. Per la televisione svizzera in Tesin lavora come presentatore e attore in varie trasmissioni. Mi agu guarda casa anche la versione in lombardo ticinese. E non la vengo al suo mio. Ma comunque se ve la fa in spagnolo, in portoghese, in francese, in tedesco, in inglese, ecco lì una versione un po' di mia. Mi va a paghi i diritti, cioè i diritti di proiezione, io li pago. E va domandi quanto devi pagare, ma in che lingua? Mia, se è la comunità spagnola, perché oramai è un'offerta che noi mi fem che la gente ha capito tantissimo, perché prima ha discusso un prima come il film, eccetera, eccetera, quindi diventa proprio un incontro culturale. Quindi ma la domanda tu tutti qui, perché poi in Svizzera è proprio tutti comunità, no? Possibile immaginarlo. Te capi? Tita sei una donna, te capi? Sì o no? Ecco, vabbè, fai un ragione, tu c'è tu adesso. Le fantastico. Ma in due età tu? Adesso andai a te, in dal film, là in due che mi ha parlato. No? E allora lì due che mi ha parlato ti ha tirato fuori la musica, domani che magari le curta, allora si deve sdoppiare, insomma che fu un lavoro da copia e incolla, da proprio da certosino, perché ma pare che il Monzeglio che la fa questo lavoro con il western, la fa una roba come 2300 tai, permette insieme la musica e il rumore, coi cavalli, coi spari, sta stanno in corgia. È perfetto, perfetto. Ecco, primo problema da risolvere. Poi ho fatto anche dal doppiaggio perché sa deve naturalmente cercare di fare la mia, giusto. No? E il dialetto al guadagna a fare il doppiaggio dall'inglese, perché l'italiano al finisce sempre con una vocale, la parola. E quindi l'altra frega, perché l'inglese non finisce mai con una vocale, no? Invece un dialetto sì, finisce senza vocale, come l'inglese. E allora già lì te guadagni. Ma poi noi mi sembrai a cercare proprio le parole che inava ben col labiale. E adesso va a vedere una roba che dici anche quando vedo un film, al dici sempre prima, perché la gente quando arriva lì la vede, perché è perfetta. Anche un John Wayne, siccome il sceriffo il tira giù il fusil, lui lo guarda e fa, reverendo, daga non tai! Oh, gli dita, daga non tai, se no tu vedi, è straordinario, dai che guardo. Facciamo vedere il pezzettino. Sì, è una scena simpaticissima, la già più cool. Tracchete. Perché sparavo io? Ecco, gli indiani scappa e John Wayne continua a sparare.
Perfetto. Allora, questo film partì come le divertentissime riuscì a far mettere in bocca a una tour una parola in dialetto che è proprio precisa a quel che è la lingua inglese. Ma dici la verità, vuol dire tutta la lingua inglese. Però un movimento che è lì. Ecco, allora, ecco, può tirar via, sì, così e mi mette il secondo, qualcuno piace caldo. Grazie. Ecco, a qualcuno piace caldo, il problema ne va un altro. Lei che aveva detta lì, una vittina da donna. Poveretta tutti qui fusi. Udì, a fu un provino. Come dice sui giornali che avevo bisogno da voi, eccetera. 150 persone. Marilyn, sì. 150 persone. E poi la voce della Marilyn, perché la voce della Marilyn in dialetto, che è pericolosissima, se vengono in fecondo, guarda te! La Teresa. E mi catafè una voce che adesso ve la fu sentire. A poi dal più neanche sentì l'italiana che raddoppia la Marilyn in italiano. Ecco. Questa qui è la rappresentazione, guardi che bella. Come la metro collega, come la 20th Century Fox. Questo qui è il trailer, eh? È la presentazione. Ci è voluto un anno di preparazione. 290 ore di doppiaggio. Più di 30 voci nuove. Ricostruzione totale delle musiche e dei suoni ambiente. Stesso problema, del western, uguale. Dopo il grande successo del western in dialetto, arriva un secondo capolavoro. A qualcuno piace caldo. Un film di Billy Wilder con tre attori d'eccezione, Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon, doppiati magistralmente da Antoinette Vermeer, Yor Milano e Carlo Nobile. Ariadne, sei la nuova sassofonista e la nuova bassista? Sì, mi passo una donna e questa è la Josephine. Vieni dentro, dentro, mi faccio mi zucchero Kandinsky. Salve, o cambia nome, ma c'è Mavi Zucchero Kandinsky. Placca? Sì. Sono nascita in una famiglia da sola dulla. Mia mamma era pianista, mio padre dirigeva. Ah sì, che orchestra? Dirigeva il traffic. Il film comico e sensuale, dal ritmo travolgente e una valanga di risate che vi terrà con il fiato sospeso. Scappare. Ecco, allora naturalmente i madisma, perché un in dialetto? Ma perché? Ma perché un dialetto è come una lingua, è la stessa roba. È esattamente come qua, questi film è venuto in Europa e io doppiavo in italiano. No? A vedere la prima volta che ha visto John Wayne che parlava italiano, la fai strana, sicuramente è una roba strana, no? E naturalmente a vedere all'inizio del film che dice: guarda, se mi è cresciuto da quando sono mai via, un giorno è che parla, però dopo ti sei abituato, che non sai cosa neanche più che lei mi ha detto, cosa vuol dire che lei è una lingua, se no altra la lei sfastidia, vuol dire, no? Ecco, da sti 150 che gli fai i provini e fai un corso accelerato da doppiaggio, per giù per strada, perché io la mia insomma, fenomeni, no? Insomma, arriva qui anche che è un po' scesi. E allora a qui lì di altri le mie a fare un corso a parte per rinforzarmi un po', perché esci come si un po' debolucci. Invece qui che andava bene, io bravo per stivare il bus che aveva, perché naturalmente noi siamo di attore, ma siamo destro, todas, massi, no? Che aveva fatto talmente tanta gente che si doveva proprio catafeo e gli altri bus che parlava in dialetto. Allora guarda, noi abbiamo tantissime valli, montagne, sci,
indossa parla di Maria Rete. Sì, sì. E da lui mi deve stare, lei è un po' come da Viati, se si stava in Brianza, quindi fai la stessa roba. C'è anche a Lugano parla benissimo, pochissimo. Mio fai una conferenza sul dialetto al liceo da Lugano, 200 Eva, gli allievi lì davanti a me, e quello manda, quanti da Viati parlano dialetto acá? Su 200%, finito, in digitale è difficilissimo, ma proprio anche perché c'è una multietnicità che era per me mia, c'è una scuola a Pazzallo, che è vicino a Lugano, che è un 60% è tutti forestieri da tutti i parti del mondo, mia doma, ecco, quindi, ma un dialetto ne abbiamo parlato. Parlare come sì, sì. Che le diventa un po' una specie da hobby, ma da gente che la sarebbe più dal valore, perché se penso bene, la nostra lingua, la nostra come lombardo e come ticinese, una caratteristica di una comunità. Se la comunità perde la sua lingua, perde la sua identità, è finita. E quindi è importantissimo fare un'operazione. Immaginiamo il WWF dal dialetto, il TEPSI, mia mano, WWF dal dialetto, si fa. Un nostro dipartimento della cultura. Prezioso. Grazie molto.